Dopo. Dei 15.000 bambini che da Theresien furono deportati ad Auschwitz, solo un centinaio sono sopravvissuti allo sterminio. Tenendo un blocco sulle ginocchia, disegnavo dal mio letto tutto quello che vedevo e vivevo. Nel trasporto verso Theresien avevo portato con me un blocco da disegno, una cassetta di acquerelli, pastelli e matite colorate. Bravo Marco, l'hai portato il libro. Che avete per sicuri nelle vostre tipi di cose, voi che trovate tornando a terra, considerate se questo un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì e per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza, forti di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, con una rama di barare. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpite la luce nel vuoto. Stavolta andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetete le vostre figlie. O vi si sfaccia la casa e la malattia vi venisca, i vostri nati tolgono il viso da voi. In testa non se ne va, si nutre della sofferenza quando non sei qua. È inutile che chiudi gli occhi, tu stupendi quando sai benissimo che puoi sognare ad occhi aperti. Il tuo sguardo fisso contro me prende la mia anima e la rafforza quando c'è una lacrima. Sento il tuo cuore quando batte forte un cuore triste e solitario che ha sofferto troppe volte. Ma io sarò con te quando piangerai, e tu sarai con me quando io piangerò. Ultimo bacio, ultimo abbraccio della giornata che ci è volata. Te lo prometto, lo scrivo sopra un foglio. Stanotte io sarò dentro un tuo sogno. Sei tu che per me stravedi, tu che mi tieni i piedi, tu che mi staccando automaticamente mi completi. E sarò io ad abbracciarti, io a consolarti, io quando sarai testa a coccolarti. La prima volta ero stupito, guardando nel profondo dei tuoi occhi, tu hai scoperto l'infinito, un amore progressivo. Quando ho scoperto che tesoro mio sei il mondo in cui vivo.